ancora Mondo Fragranze su Radio Amore Napoli. È un mondo profumato che ci piace, un mondo legato all'espressione, alla comunicazione e, perché no, soprattutto all'emozione. Con noi di nuovo al telefono Silvia, responsabile web marketing Profumeria Neos 1911. Ciao Silvia. Ciao Alessandra. Beh, io ti ho rivoluta qui in onda perché mi devo far raccontare qualche altra cosa, insomma. Sei curiosa e questo ci fa piacere. La curiosità è alla base sempre della conoscenza, dicono, quindi. Ed è vero. E per questo ti chiedo, adesso è molto di tendenza il filone delle fragranze legate alla profumeria artistica, come la vostra Profumeria Neos 1911, che tratta anche diversi marchi. Ognuno ha una sua storia affascinantissima. E la mia curiosità è proprio questa: quale tra queste tante fragranze, perché è un mondo immenso, è un po' più ricercata o di tendenza? Sì, fondamentalmente dipende sempre, come dicevi giustamente tu prima, il profumo non è un mero accessorio, ma è espressione di personalità e comunicazione. Quindi in base a ciò che si vuol comunicare c'è un marchio o un profumo che rispecchia quel genere di comunicazione. Possiamo avere la comunicazione, chi vuol trasmettere raffinatezza, distinzione. Potremmo parlare ad esempio di un Creed, che è una casa profumiera che è sinonimo di eleganza British, perché è stata fondata a Londra sin dal 1760, quindi trasmessa di padre in figlio. Quindi è uno stile molto classico, molto elegante, molto discreto. Un po' sofisticato. Molto sofisticato e molto elegante, sì. Potremmo anche parlare viceversa di Amouage. Amouage, che invece simboleggia l'opulenza. Eh beh, anche il nome Amouage, un po' opulento. Fondamentalmente simboleggia l'opulenza di fragranze di chiara impronta orientale, riccamente costruite, che sono dei veri e propri racconti suggestivi delle imprese umane. Quindi è veramente qualcosa di molto affascinante, che veramente invito a toccare con mano, o in questo caso con naso, è il caso di dire. Sì. Cioè, sono invece, per esempio, anche chi vuol provocare non può esitare e andrà sicuramente su un brand come Nasomatto. Nasomatto, il nome stesso indica quanta provocazione ci sia dietro e quanta ricerca ci sia dietro queste fragranze. Fondamentalmente è veramente un provocatorio modo di essere, quindi una persona che non ha remore nell'esprimersi, non ha remore nel lasciare un'impronta decisa di sé. Quindi anche molto sicuro di sé, per una persona molto sicura di sé. Sì, è anche un po' trasgressiva. Beh. Allora, diciamo che è un mondo variegato, ognuno può scegliere la fragranza che più riesce a rappresentare la propria personalità, magari in quel momento. Perché no? Noi siamo, come dice Pirandello, uno, nessuno e 100.000. Magari oggi mi sento un po' trasgressiva, domani preferisco essere più sofisticata. Io poi amo anche la sperimentazione e non essere legati ad uno standard, no? Soprattutto nella personalità. Esattamente, anche perché la sfera emozionale è talmente complessa e sfaccettata, è un po' come un prisma. Bene. Ognuno di noi è come un prisma, riflette un momento molteplici, quindi il profumo, essendo un aspetto totalmente emozionale, è legato strettamente e intimamente a questa sfera. Beh, ma qual è che è quello che tira un po' di più, dai, se me lo puoi dire? Siamo più sofisticati, più trasgressivi o un po' nasimatti? Come siamo? Potrei dire un bel 50-50. Un 50-50. Sì. Quindi Nasomatto sicuramente, oppure anche la nuova linea Orto Parisi, che è una nostra esclusiva su Caserta, è una nuova linea sempre tirata fuori da Alessandro Gualtieri, che esplora ancora di più il mondo degli odori, addirittura nell'essere umano. Che questa bello. Necessità che nel tempo nella società si è sviluppata di voler coprire l'odore umano, che invece andrebbe riscoperto, ovviamente odore inteso come espressione del proprio essere e non qualcosa, insomma, di fastidioso. È un mondo veramente affascinante e molto complesso. Silvia, guarda, io sto sognando con le tue parole, ti farei parlare per ore. Invito tutti i nostri radioascoltatori ad andare a mettersi alla prova, perché no, sperimentare la propria trasgressione, il proprio modo di essere semplici o sofisticati nelle profumerie Neos 1911. Do dei riferimenti: il sito internet www.neos1911.com e proprio la profumeria che sita in Corso Trieste 59 a Caserta.
Grazie Alessandra. Grazie a te Silvia, un bacio. Ciao e a presto. Ciao. Ciao a tutti.